Bentornati alla notizia di Grande Fratello VIP. Oggi con le ultime notizie liche. Chiara Ferragni non perde tempo e si prepara già alla co-conduzione di Sanremo al fianco di Amadeus e Gianni Morandi. Fedez l'aiuta ma qualcosa non va proprio per il verso giusto. Amadeus ha corteggiato Chiara Ferragni per anni e finalmente il prossimo anno, la vedremo sul palco dell'Ariston per la serata di apertura e quella di chiusura del Festival di Sanremo. C'è grande attesa per il modo in cui si approccerà al ruolo e ai tanti look che deciderà di sfoggiare. Per lei che con la moda ha costruito un vero e proprio impero e probabilmente sta lavorando a tutti i vari outfit da molti mesi. Il conduttore e direttore artistico ha annunciato ieri i nomi dei concorrenti in gara. Il cast ufficiale ha riportato la kermesse alle vecchie glorie e saranno presenti volti che hanno fatto la storia della musica italiana. Non bisognerà dunque in alcun modo deludere le aspettative. Come si starà preparando l'imprenditrice digitale? Sarà in grado di gestire la tensione? Ecco come si è mostrata sui social in un TikTok che è diventato virale nel giro di pochi minuti. Chiara Ferragni, la prova per Sanremo è un vero e proprio disastro. Il prossimo Festival di Sanremo sarà senza dubbio l'evento più atteso dell'anno. Il conto alla rovescia è già iniziato e l'adrenalina sale, dopo i 22 nomi dei big annunciati da Amadeus e i 6 giovani che si aggiungeranno alla rosa. Le scommesse sono già cominciate e in testa, sul podio, sono stabili ultimo, Marco Mengoni e Giorgia. Chiara Ferragni sarà al fianco del conduttore e il compito sicuramente più arduo, sarà quello di scendere la temutissima scala e annunciare i vari brani in gara. Proprio per questo motivo, marito e moglie si sono cimentati in una prova generale nel salotto di casa. All'influencer è toccato annunciare, proprio in pieno stile sanremese, il titolo e gli autori del nuovo singolo di Fedez in uscita il prossimo venerdì. Tutto è andato bene fino alla parte finale, ovvero il titolo del brano che è Crisi di Stato. La donna lo ha dimenticato ed è toccato al rapper milanese ricordarglielo in extremis. I presupposti non sono proprio i migliori in vista dell'evento che sarà da qui a poche settimane. Manca ancora però qualche giorno e c'è tutto il tempo per recuperare e presentarsi nel migliore dei modi. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.